C'erano circa 300 atleti provenienti da tutto il sud Italia nel weekend ad animare l'Alta Murgia National Park Eco Trail, la prima gara podistica nazionale di corsa di montagna in area protetta. Una giornata di sport e rispetto per l'ambiente dove ha trionfato il pugliese Giampiero Bianco del DOF Amatori di Turi. Nonostante le cattive condizioni meteo, gli atleti hanno affrontato senza timori un percorso completamente immerso nella natura. 15 km da Torre dei Guardiani a Iazzo Cortogigli, da Iazzo del Demonio a Bosco Scoparella. L'Ecotrail, organizzato dall'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia e dall'ASD Gravina Festina Lente, rappresenta l'ultima tappa del circuito interregionale Correre in Montagna e ha annoverato tra i top runner anche Gianluca Scarcia, campione italiano master di corsa in montagna. Anche se la vera protagonista dell'evento è stata la natura. Niente bottigliette di plastica o altri rifiuti lungo i percorsi, con gli atleti che hanno partecipato in regime di autosufficienza, con un regolamento di gara severissimo a tutela della flora, della fauna e del paesaggio. Abbiamo voluto organizzare questa iniziativa, ha detto Cesare Veronico, presidente del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, per promuovere le attività sportive nel parco. Oltre la metà dei visitatori delle aree protette italiane predilige questi luoghi per la possibilità di fare sport in un ambiente sano. Il trail è una cosa unica, anche perché correre nella natura è tutta un'altra cosa. Questo era un bel percorso, molto tecnico, particolare, bello, si corre nella natura senza il rumore delle macchine, quindi si corre molto, molto bene, insomma. Noi infatti sognavamo, speravamo un giorno di poter fare questa manifestazione all'interno dell'area parco. Mentre noi lo sognavamo, il presidente Cesare Veronichi del parco ha avuto l'idea di farlo.